Dopo l'edizione dello scorso anno riservata alla categoria juniores, svoltasi ad ottobre e vinta da Gabriele Benedetti, il trofeo Mario Zanchi, 43esima edizione che si corre a Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo, torna ad essere riservato ai dilettanti. Di scena gli Under 23 per l'edizione 2019. Un cordiale saluto da questa località ad una dozzina di chilometri da Arezzo ed eccoci ormai all'attacco dell'erta finale, che inizia proprio dal basso, in pratica dalla strada statale, con i tre a sinistra Benante, nel centro Sovischi, sulla destra è Baccio che ha la bici color azzurra e che scatta, ed è Baccio che allunga il corridore del team Colpack, che a Benante perde qualche metro, mentre Baccio insiste nella sua azione, davvero una progressione notevole, alla gamba buona, come si dice in gergo, reduce dal giro della Sicilia, e il corridore siciliano proprio del team Colpack, che ormai si sta per immettere in Piazza delle Fiere, imprendibile perché ha guadagnato una decina di metri. Ed ecco le immagini dalla telecamera fissa: Paolo Baccio del team Colpack si aggiudica il trofeo Zanchi a 2 secondi, Sovischi terzo invece a 6 secondi, a Benante. Questo il podio. Arriva ora Gregorio Ferri a 13 secondi, questo invece è Masi a 16 secondi. E poi arriva Stonice a 22 secondi, arrivo alla spicciolata e poi c'è l'arrivo di Tarozzi che giunge con 27 secondi di ritardo in settima posizione. Paolo Baccio, ultimi 300 metri a tutta e la bella vittoria. Sì, ce la siamo giocata allo sprint noi tre. Sinceramente pensavo di essere partito un po' lungo, però guardavo sempre dietro l'ombra del corridore a ruota, poi gli ultimi 100 metri non l'ho vista più, ho detto è fatta e ci ho creduto fino all'ultimo e sono riuscito a vincere. A chi la vuoi dedicare questa bella vittoria? La dedico tanto a Beppe Colleoni, che ci permette tutto ciò, perché senza di lui non saremmo qui. Poi voglio dedicarla a mio nipote, è una ragazza speciale.